la speranza di curare meglio i locali, perché sono locali che, dove si sono poi durante tutto l'anno i bambini, e quello è poi di dare una mano per quanto riguarda anche tutte le, l'appoggio che ci potrà la capitaneria. Cioè Forù ha bisogno, dicevo poc'anzi, di recuperare barche a mare, di recuperare intere coste che sono stupende, che per lo più nel passato sono state purtroppo chiuse, e a mio giudizio anche impropriamente. Il territorio è un territorio particolare come il nostro, dove appunto per la disattenzione della pubblica amministrazione, molti luoghi che sono luoghi che, pubblici, io non parlo soltanto di barche a mare, ma quello che sto constatando sono anche intere aree che sono di uso pubblico, per quello per la collettività, quelle destinate a parcheggi, destinati anche a aree verde. Purtroppo in questi anni, appunto per questa disattenzione forte della pubblica amministrazione, sono state completamente privatizzate, impropriamente privatizzate. Ecco, la mia amministrazione in questo senso avrà una discontinuità al passato. Noi saremo molto attenti a recuperare le aree pubbliche, a recuperare anche quelle che sono state privatizzate impropriamente, per cui chiuse completamente da privati che ne hanno fatto i padroni senza esserlo, per cui noi stiamo andando a bussare a casa di queste persone, andando a dire che quelle aree sono di uso pubblico e restituirle alla collettività. Che ben venga che questo progetto possa dare anche un segnale in questo senso, cioè quello di recuperare barche a mare, ne penso uno per tutti. Nei primi 15 giorni dopo le elezioni io sono stato al Castello Bordonaro, ho fatto una visita di tutti i locali di proprietà del comune, ho visto lo stato di degrado di questi immobili, e poi accanto al Castello Bordonaro c'è un banco a mare, bellissimo, è lungo, diciamo, il percorso per arrivare a mare, però poi per scendere a mare purtroppo ci vuole una scala, perché, diciamo, io mi auguro che voi troverete le soluzioni, perché lì, arrivato lì, c'è una spiaggia stupenda, che è la spiaggia di Mazzaforno, una parte, la spiaggia, diciamo, adiacente alla Villa Bordonaro, ed è una spiaggia bellissima, e un cittadino mi ha mandato una foto: sindaco, noi per andare a mare e per risalire usiamo questo. Nella foto c'era una fune per scendere e una fune per salire. Ecco, col vostro aiuto noi cercheremo anche di trovare lì una soluzione, come anche in tantissimi altri posti, per cui l'amministrazione è contenta di aderire a questo progetto, di patrocinarlo, di sostenerlo. In questi giorni io sono a completa disposizione per ogni difficoltà, se ce ne saranno, per chiedere autorizzazione anche all'ingegnere Severino, che presso la Autorità di Ambiente segue queste procedure, per sostenere personalmente, perché certe volte la parola del sindaco, quando viene ben utilizzata, viene e chiaramente serve anche a superare tanti ostacoli. Io la voglio mettere a disposizione, ecco, il potere del sindaco a disposizione della collettività, e in questo senso sostenere un'iniziativa di questo tipo è quanto di più bello, anche perché, ripeto ancora una volta, noi altri abbiamo bisogno di mettere a luce una costa meravigliosa. E vi dico un'ultima cosa: sono riuscito in questi giorni, penso per la prima volta in questi ultimi 10 anni, a assicurare la pulizia spiaggia quasi in tutte le spiagge: Mazzaforno, Sette Frati, Costaus, Sant'Ambrogio, Cefalù, Capo Praia. È un bel risultato, anche perché la gente lo nota. Abbiamo messo 5 docce Cefalù nelle prime scale, ne metteremo altre 5 al Turist in fondo a Santa Lucia. Tutto questo perché? Perché è giusto che ci sia una città accogliente, una città più pulita, una città con più servizi. È evidente che accanto a questo poi servono i parcheggi, serve tutte altre infrastrutture di cui noi ci faremo carico. Ce ne faremo carico in questi anni, perché Cefalù, oltre a diventare più bella e più accogliente, deve avere servizi all'altezza di una città turistica, e in questi anni non li ha avuti. Per cui tanti barchi a mare, buon lavoro, grazie per quello che farete, e a vostra completa disposizione per ogni tipo di appoggio che posso dare. Grazie.